A Crea 100 famiglie si è discusso il futuro della società partecipata in seno al comune di Crotone in un'assemblea pubblica presso la sede dell'ente comunale, dove erano presenti il consiglio di amministrazione di Acrea, la giunta comunale, le sigle sindacali e i dipendenti. Il rinnovo di contratto di Acrea, la società in house che si occupa della raccolta dei rifiuti, scade il 31 dicembre con un corrispettivo di 6 milioni, ma il nuovo budget richiede un impegno di spesa da parte del comune di Crotone di 7 milioni e mezzo oltre l'IVA. Servono dunque 8 milioni per mantenere i posti di lavoro della società che appartiene al comune di Crotone. Acrea è sicuramente un'azienda in crisi e quindi tutte le decisioni devono essere prese sulla base di quello che prevedono, che prevede anche la normativa delle aziende in crisi, che è soprattutto l'equilibrio economico-finanziario. Noi come consiglio dobbiamo cercare di gestire l'azienda nel migliore dei modi possibili, dando un servizio alla città, come dico sempre io, e credo che questo in parte si stia vedendo, e poi cercando di aumentare la produttività dell'azienda proprio per garantire i cittadini e l'amministrazione comunale. Qual è la proposta avanzata o che pensate di avanzare? In questa fase non c'è una proposta, è chiaro che la nostra intenzione è quella di poter rilanciare Acrea e poter dare ad Acrea la possibilità di andare avanti. C'è una grossa distanza, c'è tanta distanza tra un contratto di servizio che resta fermo a 6 milioni e 700 mila euro tutto compreso, che non è stato aggiornato minimamente, e la situazione di Acrea che invece, come dicevo prima, ha una struttura dei costi abbastanza rigida, di cui la gran parte è solo personale. È stato chiesto uno sforzo affinché Acrea non chiuda. C'è una situazione ovviamente finanziaria della società che i cui nodi sono arrivati al pettine dopo 10-15 anni di gestione. Ma d'altra parte gli amministratori sono gli amministratori di tutta la città di Crotone, quindi bisogna andare a chiedere ai cittadini se vogliono che la loro bolletta, invece di diminuire, deve aumentare di un altro 15-20%. Se non c'è la condizione per firmare il contratto di servizio, è chiaro che si deve andare necessariamente verso l'esternalizzazione del servizio. Un conto è accompagnare questa esternalizzazione del servizio con una buona clausola sociale, magari con delle premialità all'interno del bando pubblico, di evidenza pubblica. Ma io dico un'altra cosa, gli operatori non devono temere nulla, perché con la clausola sociale il servizio di igiene della città di Crotone si sposta con i lavoratori di Acrea. È chiaro che col privato bisogna non solo lavorare, ma bisogna dare risposte ai parametri che il privato impone. Detto ciò, non è il Crotone, nell'eventualità non sarà l'unica città dove si esternalizza questo servizio. E poi teniamo conto di un altro aspetto. La cifra che ha tirato fuori il CDA di Acrea, che indicativamente e 8 milioni e 2 solo per il contratto di servizio, e a questi poi bisogna aggiungere le piattaforme, bisogna aggiungere gli ingombranti, quindi si andrebbe in una cifra che è di poco inferiore a 9 milioni di euro, quindi passeremmo dai 7,4 a questa cifra qua corposa. E quindi la domanda da farsi è: bene, ci sono state delle inefficienze dal punto di vista amministrative, le devono continuare a pagare i cittadini? Guardi, Acrea, la stragrande maggioranza dei lavoratori, io penso anche gran parte degli amministrativi, sarà assorbita da una società. Quindi una società che avrà la forza, partendo da zero, di togliere questi cassonetti orribili, di investire seriamente nella raccolta differenziata, di investire nel servizio di igiene. Magari una società potrebbe avere la forza anche di incentivare l'esodo di lavoratori che hanno maturato quasi l'anzianità di servizio, per cui guardate, non va vista solo come dal punto di vista negativo per i lavoratori, che nonostante Acrea sia un SPA è come se fossero lavoratori pubblici, ma gli amministratori, lo ribadisco, devono dare risposte
a tutti i cittadini. Noi siamo gli amministratori non solo di Acrea, ma di tutti i cittadini, i quali pagano il servizio della Tari già a costi esorbitanti. Senta, questa situazione emblematica, perché riguarda dei posti di lavoro importanti nella città di Crotone, cosa è emerso oggi da questa assemblea? Beh, intanto emerge un dato importante, che dopo anni di denunce del sindacato su cattiva gestione, cattiva organizzazione della società Acrea, oggi emerge una situazione economico-finanziaria che non è in equilibrio. E ovviamente nel rispetto di quelle che sono le norme, i parametri imposti dalla normativa sulle tariffe, sul contratto di servizio, quello che invece ci aspettiamo oggi è una idea di sintesi tra le posizioni del Comune e quelle di Acrea, ovvero un progetto che faccia da ponte da qui al passaggio ad Arrigal, che è un obbligo di legge, quindi una idea, un piano industriale, un'idea di sviluppo della società che ovviamente rispetti quella che è la salvaguardia dei livelli occupazionali, che è un obbligo per la produttività della società, ma soprattutto che mette in campo degli investimenti che finalmente dia delle risposte ai cittadini che ormai aspettano da tanto.